Buon treccia, assaggio e recensione del nutrizionista. Nella serie il doc assaggia cose, nella quale provo dei prodotti che mi suggerite voi nei commenti. Questo è un prodotto nuovo del Mulino Bianco. Si presta, penso che sia tra quei prodotti pseudo salutisti che fanno presa su alcune persone. Infatti c'è scritto con frutta e grano saraceno, adesso andiamo a vedere. Fonte di fibra, anche lì lascia un po' il tempo che trova, almeno 70% di grassi saturi, ma poi rispetto a che, visto che è un prodotto nuovo, c'è l'asterisco che richiama da qualche parte per spiegarci il perché, ma io non trovo la spiegazione. Vabbè, se la trovo ve la comunico. Intanto andiamo a guardare i valori nutrizionali e gli ingredienti. I valori nutrizionali per 100 grammi sono 308 kcal e 116 kcal per pezzo, con 49 grammi di carboidrati, 22 grammi di zuccheri, 6 grammi di fibre, 8 di proteine e 7,4 di grassi. Vediamo gli ingredienti. Farina integrale di grano, acqua, farina di grano, mirtilli rossi, zuccherati, zucchero, uova, olio di girasole, granelli di zucchero, scorze di arancia, zucchero, altro, lievito, glutine di frumento, farina integrale di grano saraceno 1,3%, non so se si legge, quindi ogni volta che ci sono questi prodotti con il grano saraceno, alla fine di grano saraceno ce n'è sempre l'1%, fondamentalmente è come se non ci fosse, serve solo per scriverlo in etichetta e attirare qualcuno che pensa che mangiando il grano saraceno faccia chissà che furbata. Andiamo ad assaggiare, ovviamente. Allora, ci sono una serie di canditi dentro, quindi a me i canditi non piacciono, quindi già parto un po' prevenuto, però andiamo a spacchettare e ad assaggiare. Intanto io non ho trovato a che cosa si riferisce questo grassi saturi in meno rispetto a che cosa, visto che il prodotto è nuovo, però vabbè, se lo trovate voi fatemelo sapere. Allora, sono confezionati singolarmente, il prodotto si mostra più o meno come in figura, ovviamente in figura è tutto bello lucido e quant'altro. Andiamo a spacchettare e ad assaggiare, prima annusiamo come al solito. Odore? Vabbè, è quello di una merendina qualunque, cioè voi aprite una merendina qualsiasi, tipo i cornetti, tipo del Mulino Bianco, i cornetti qualunque. I cornetti merendina, stesso odore. Andiamo ad assaggiare. Allora, sa di panettone. Di panettone è quello a un euro, quello scrauso che vi vendono, che ve lo tirano dietro, io muoio. Ha un gusto di panettone a un euro. Se vi piace il panettone a un euro, vi piaceranno anche questi. A me non piacciono perché ci sono i canditi, a me i canditi non piacciono. Il fatto che ci sia il grano saraceno, come abbiamo visto, è totalmente irrilevante. Boh, altro prodotto inutile insieme alla marea di prodotti inutili che vengono sfornati di continuo con queste pseudo claim salutisti. Per ciò che mi riguarda, possono restare sullo scaffale. Voto 4,5. E voi cosa ne pensate? Li avete assaggiati? Ditemelo un po' e come sempre, carichi e motivati!